Eccomi qua. Allora, in questo video voglio presentare un corso specifico. Sto facendo in questo periodo una serie di video sui miei corsi in modo generico e anche su delle tematiche, ma questo video parla di un corso specifico, ovvero il mio corso, scusate, prendo il volantino così leggo e non sbaglio, l'arte di comunicare, parlare in pubblico con autenticità ed efficacia, che viene proposto dal Centro Culturale MIR di Novara a partire da ottobre. Esattamente si terrà il martedì sera dalle 20:30 alle 22:30 per 5 lezioni, quindi un corso breve, e si partirà il 15 ottobre 2024. L'iscrizione avviene attraverso il Centro Culturale MIR, ecco, non attraverso me. Però sotto i miei video, tutti, c'è sempre sia il mio telefono che la mia mail per chiedermi informazioni. Esiste un programma scritto che il centro culturale può fornire egli stesso, ma se volete informazioni, non so, con una telefonata, eccetera, da me, sono disponibile per dare dettagli. Intanto in questo video voglio un po' presentare questo breve corso, breve ma intenso, su questa bella tematica. Allora, per chi non mi conoscesse, io sono attrice, cantante e insegnante di canto, di recitazione e di tutta una serie di materie legate a questi filoni, quindi la dizione, la tecnica vocale anche del parlato, la lettura espressiva, eccetera, eccetera. Ma mi occupo anche di percorsi esperienziali, di lavoro su di sé, mediante linguaggio artistico e creativo. Questo corso sul parlare in pubblico non è un classico corso, ecco, dico prima quello che non è, per rendere più chiara, scusate, mi sposto un po' perché sono un po' tutta da una parte, ecco, per rendere più chiaro, ecco, il corso stesso. Allora, cosa non è? Allora, non è un corso tipico di public speaking, come ce ne sono tanti, che sono legati al lavoro. Perché esistono tanti corsi di public speaking in cui, non so, per i venditori, per determinate categorie professionali, spesso li propongono le aziende. Ecco, non è quello, non è il mio mondo, io non sono in un mondo aziendale, il mio scopo non è, la persuasione di un cliente per vendere qualche cosa, quindi non è quello, anche se può interessare a categorie lavorative, per esempio ad insegnanti, a persone che parlano in pubblico. Però è un corso che è aperto a tutti, semplicemente per lavorare su una comunicazione autentica ed efficace. Che cosa vuol dire autentica ed efficace? Vuol dire vera. Io, nel mio modo di lavorare, punto sempre su tutte le materie di cui mi occupo sull'autenticità. Non c'è mai un far finta di. Ok? Quindi c'è anche in questo, è una comunicazione di tipo autentico, possibilmente a cuore aperto. Essere autentici, essere veri, cercare di fare uscire quelli che sono i nostri intenti, i nostri obiettivi attraverso la parola, ma non solo la parola. Infatti, di cosa ci occuperemo in queste 5 lezioni? Di parola, sicuramente, perché parlare in pubblico, quindi aspetti che riguardano il parlato. Anche la voce, anche se non sarà anche un corso di tecnica vocale o men che meno di dizione, perché in 5 lezioni non posso mettere dentro 3 corsi, capirete? Ecco, ci focalizziamo intanto sull'obiettivo principale. Però sicuramente si lavorerà sulla voce e sull'espressione vocale, quindi sul parlato, ma non solo, anche sul linguaggio corporeo. Perché nel momento stesso in cui io comunico, in cui io parlo in pubblico, il mio corpo dice delle cose e anche la mia voce dice delle cose che a volte non ce ne accorgiamo, ma possono essere in totale contrasto con quello che stiamo dicendo. Se io voglio dire, non so, che sono felice, dico, sono felicissimo. È chiaro che non è credibile perché sì, sto dicendo con le parole, sono felicissimo, ma in realtà col mio tono di voce, col mio volto e col mio corpo sto esprimendo una gran tristezza, un abbattimento, insomma, tutt'altro. Ecco, adesso ho fatto un esempio stupido,
Però per far capire che appunto è importante lavorare anche sul linguaggio corporeo, sull'espressività, ma non in modo costruito, meccanico, allora mettiti così, stai così, guarda così, girati così, no, in modo che sia spontaneo per quella persona lì. Infatti, pur essendo un corso collettivo, come tutti i miei corsi, quando sono collettivi, c'è comunque l'attenzione al soggetto, al singolo, perché ogni persona è diversa. Quindi si faranno sicuramente esercizi collettivi, ma ci saranno anche esercizi a coppie e ci saranno anche esercizi individuali. Quindi parola, linguaggio corporeo, ma anche il pensiero, gli intenti. Se io non ho chiari i miei intenti nella comunicazione, la comunicazione sarà approssimativa, non sarà efficace. Quindi è importante lavorare sugli intenti e anche possibilmente, anche se in 5 lezioni, ripeto, non si può fare tutto il mondo, ecco, però ci concentreremo anche un po' sull'essere centrati, come si usa dire, presenti a se stessi, a noi stessi. I miei lavori sono anche piccoli o grandi che siano, brevi, brevissimi, lunghi, lunghissimi, cercano di essere anche un lavoro su di sé. Qualsiasi sia la materia, perché quello è il mio obiettivo. Quindi un lavoro affascinante, spero, per me lo è, spero lo sia anche per chi lo accoglierà, e divertente, giocoso, e sì, perché faremo un sacco di esercizi, cioè non è un corso dove stiamo a leggere o a prendere appunti, mentre io parlo tutti a scrivere, tutto teorico, assolutamente no, nel modo più totale, cioè è un lavoro dinamico, è un lavoro pieno di esercizi, di movimento, di corpo, di gioco, di parola. Faremo tante cose, sempre nell'ambito di queste 5 lezioni, di questi 5 incontri. Poi ci saranno ovviamente anche dei momenti teorici in cui si starà seduti a scrivere, però per lo più sarà un lavoro pratico, a me interessa andare sulla praticità del lavoro, che se poi piacerà, chi lo sa, sarà anche possibile proseguire, fare una continuazione di questo lavoro, approfondire, perché certamente in 5 lezioni non si potrà toccare tutti i temi, tutti gli aspetti, esercitarsi tantissimissimo, però è un buon inizio e sicuramente in quelle 5 lezioni saranno dati degli elementi importanti su cui una persona, anche che non lo farà più, potrà lavorare sempre. Questo è il mio obiettivo, detto proprio in modo assolutamente sintetico. Parentesi, questi video che faccio, se anche volete andarne a vedere altri in cui parlo dei miei corsi o di tematiche particolari, eccetera, sono delle chiacchiere, nel senso che non ho niente di scritto, non ho nulla di preparato. Mi piace comunicarli in modo spontaneo, trovo siano appunto più efficaci in questo senso. Poi non posso dire tutto, non sono video di un'ora. Se qualcuno volesse informazioni, io sono contattabile per queste informazioni. Che altro dire? Mi sembra di aver toccato più o meno tutti quanti i punti. Ripeto, comunicazione efficace. Ah, questo non abbiamo detto. Abbiamo parlato di autenticità, di essere veri, di essere se stessi. Ed efficaci, efficaci nel senso che la mia comunicazione vuole arrivare da qualche parte ed è importante che sia il più pulita possibile per arrivarci. Ovviamente non possiamo, questo diamolo per scontato, sto dicendo un'ovvietà, non possiamo controllare l'interlocutore o gli interlocutori, poi ognuno come si dice, ognuno si fa il film che si vuole, ecco, noi possiamo controllare la mente degli altri, però sicuramente possiamo comunicare nel modo migliore possibile, con un buon parlato, con un parlato efficace, con un modo di parlare sicuramente in cui darò anche degli aspetti tecnici, non saranno solo creativi, giocosi, c'è anche della tecnica in questo, però prima di tutto è importante che ci sia autenticità. Questa è veramente la condizio sine qua non per poter lavorare in questo senso. Come ho detto, è un corso diretto a tutti.
non è diretto a categorie, è per adulti, ovviamente, può interessare a una persona che vuole semplicemente comunicare meglio, ma non ha scopi lavorativi o artistici o di altro genere, può interessare a persone che lo fanno magari per lavoro, ripeto, insegnanti, persone che hanno davanti un pubblico, una platea, degli ascoltatori, per qualsivoglia motivo, che sia professionale o anche solo di diletto. Quindi, ripeto, è aperto a tutti, non c'è un limite, l'importante è che si sia disponibili a mettersi in gioco, perché comunque ci si mette in gioco, si gioca, ma appunto ci si mette in gioco. Un aspetto fondamentale è il gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro, io punto molto su questo, deve essere un gruppo armonioso. Armonioso cosa significa? Che non c'è giudizio, cioè che le persone tra loro sono serene, siamo tutti nella stessa barca, non dobbiamo sentirci giudicati. Siamo qui per imparare, ma in modo sereno, in modo addirittura essendo utili agli altri, e gli altri con la loro esperienza, il loro esempio, sono loro utili a noi, cioè ci diamo una mano a vicenda, si crea un clima un po', spero, salottiero, rilassato, quindi si imparano cose utili. È un lavoro di profondità, ma è un lavoro altrettanto piacevole, godibile, gradevole. E questa è una cosa altrettanto importante. Io credo di avere detto tutto, tutto nel senso in un breve video di presentazione. Ecco, tutto, potremmo stare andare avanti a parlare le ore, ma mi fermo qui. Ah no, una cosa volevo dire, scusate, vedete, tutto a braccio. Non esistono protocolli. Ecco, questi corsi che io propongo, non hanno dei protocolli. Cioè, io so dove devo andare, so dove voglio arrivare, però non è prevedibile al millimetro, non so, nella prima lezione si fa questo, nella seconda si fa quest'altro, nella terza si fa quest'altro. No, perché dipende dalle persone presenti, dipende dall'energia che si crea del gruppo, dipende dai soggetti, che caratteristiche hanno, i loro talenti, le loro difficoltà, la loro individualità. Quindi è chiaro che io poi colgo nel momento dove è meglio lavorare magari di più su un aspetto, di più su un altro. E come ho già accennato, ci saranno anche momenti in cui una persona magari avrà bisogno di fare un esercizio e altre due, che ne so, avranno bisogno di farne un altro. Ci sarà anche una possibile differenziazione, non siamo tutti, capito, in un tunnel dove dobbiamo fare le stesse cose. Io cerco di cogliere quello che può servire più a uno, più a un altro, pur essendo insieme e lavorando insieme e facendo ovviamente la maggior parte degli esercizi che saranno gli stessi, ma ci possono essere dei momenti di differenziazione del lavoro proprio per aiutare ad arrivare all'obiettivo. Bene. Io vi ringrazio intanto per avermi ascoltata. Se volete informazioni, ci sono qua sotto il video i miei contatti. Metto anche il sito del MIR presso il quale ci si iscrive. E bene, io vi saluto. Spero di ricevere anche delle richieste di informazioni, di dettagli, di approfondimenti, al fine di riuscire a organizzare questo bel corso che non vedo l'ora di fare. Grazie. Adesso spengo, se riesco, se no resto qua in eterno. No, non resto qua in eterno. Grazie veramente di cuore e a presto.